Zico, innanzitutto bentornato. Grazie. Ci sono due cose che ci vengono in mente. 5 anni fa, quando sei venuto a Udine, avevi detto i nonni e i papà hanno fatto un buon lavoro vedendo tutta quella gente che era venuta a salutarti. E l'altro giorno nell'intervista che hai fatto al Messaggero hai detto che le emozioni non invecchiano mai. Sì, sono due grandi verità. Sì, grandi verità e che si porta tutta la vita. Hai momenti fantastici che non si può dimenticare. Che io ho vissuto a Udine è stato stupendo, ma ricordo sempre, sempre molto buono. E adesso tornare lì e vedere amici e vedere ex compagni è sempre molto buono. E sei stato 2 anni a Udine, non siamo riusciti a vincere, dico siamo perché noi quella volta eravamo tifosi e sognavamo di vincere. Però hai lasciato un ricordo straordinario, perché eri un simbolo per il Friuli, anche dopo che sei andato via, e forse proprio perché nonostante non si sia riuscito a vincere, hai mantenuto questo bellissimo rapporto che va al di là dell'aspetto sportivo, e questa è la cosa più magica, no? Giusto, giusto, perché la gente ha capito che è successo, no? Anche perché io ho fatto il mio lavoro, quello che aspettavano tutti, io ho fatto in campo. È giusto che dopo i problemi che sono venuti fuori dopo, fuori dal campo, si è cambiato. Vedere che i giocatori che erano principalmente nel primo anno erano giocatori che si sono fatto molto bene in altre squadre, purtroppo hanno distrutto la nostra squadra nel secondo anno. A Udine vive Miano, c'è spesso Gerolin, Cinello, tanti giovani, De Agostini, e tutti hanno sempre un ricordo straordinario. Quando ci incontriamo, magari siamo a mangiare a una cena, quando viene fuori il nome di Zico gli si illuminano gli occhi. Hanno un ricordo straordinario di te. È chiaro, 20 anni, un calciatore giovane che vede arrivare uno dei più grandi, è un'emozione, però hanno un ricordo sempre, parlano sempre in maniera splendida. Anche io, perché parlo di più con De Agostini, né? Perché io ho contatto di lui tante volte con Gerolin quando era direttivo dell'Udinese. E Causio, sono tre che io ho rimasto sempre in contatto. Ma sono tanto felice di trovare le altre che abbiamo giocato insieme. Bene, ci la salutiamo con un Mandi a tutti i tifosi, quindi. Mandi, Buse e Frus.